Ciao a tutti amici di extremeardware.com, ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi andremo a parlare del G-Skill RIP JAWS MX780, mouse da gaming con sensore laser introdotto da G-Skill di recente insieme alla tastiera meccanica sempre con retroiluminazione RGB KM780. Oggi vedremo soltanto il mouse in un successivo unboxing, quello della tastiera. Partendo velocemente dalla confezione, troviamo un'immagine illustrativa del mouse, alcune caratteristiche relative allo stesso e un logo che ci ricorda la presenza della retroilluminazione RGB. Nel retro della confezione troviamo un'ulteriore immagine illustrativa e le altre caratteristiche relative al prodotto. All'interno della confezione troviamo una Quick Start Guide, insieme sempre in questa bustina un opuscolo relativo alla garanzia del prodotto. Due supporti in plastica che potremo intercambiare a quelli già presenti sul mouse e quindi adeguare la forma del mouse sia per coloro che sono mancini o per coloro che sono destrozzi. Infatti il mouse è ambidestro. Nella parte interna troviamo dei piccoli magneti che ci permetteranno di effettuare un cambio rapido e davvero pratico. Troviamo anche due pesetti in alluminio da 4,5 grammi ciascuno che potranno essere inseriti nei lati del mouse nella parte interna, come mostreremo a breve, e ci permetteranno dunque di aumentare il peso complessivo dello stesso. Infine troviamo una specie di chiave con testa esagonale che ci permetterà di regolare l'altezza della parte posteriore del mouse. Anche in questo caso vi mostreremo a breve come procedere. Ovviamente è presente anche il mouse, l'MX780. Partiamo subito dal dire che ha un design molto aggressivo, ci ricorda in parte i Mad Cats Rat, scusate, che sono mouse abbastanza particolari per la loro forma e per il loro design. Anche l'MX780 sembra proseguire su questa strada. Nella parte superiore troviamo una superficie soft touch che ricopre sia i due tasti per i click principali sia il dorso, dove troviamo anche il logo della G-Skill. Il logo della G-Skill, insieme a questi piccoli inserti più quello della rotellina, potranno essere retroilluminati del colore che noi sceglieremo, in quanto l'MX780 è dotato di una retroilluminazione RGB a tre zone. Aspetto molto interessante dal punto di vista del design e della personalizzazione. Nella parte avanzata troviamo un tasto per sicuramente il cambio dei DPI o comunque dei profili, che potremo anche variare ed assegnare altre funzionalità tramite software di gestione, ovviamente, oltre che lo scroll rotellina di tipo cliccabile con un rivestimento in gomma. Passando al lato sinistro troviamo la scritta RIP JAWS su questa struttura di color silver argento. Troviamo anche dei piccoli inserti dove potremo vedere i LED a seconda dello step o del profilo che richiameremo, oltre a due classici tasti che potremo anche in questo caso assegnare con diverse funzionalità. Nella parte di destra troviamo il medesimo design, appunto il mouse è un mouse ambidestro. Come abbiamo detto, i supporti interessati al cambio sono questi qui. Sono già presenti due supporti che ci permetteranno di variare la forma complessiva del mouse e nella parte interna potremo inserire i pesetti che abbiamo trovato nel bundle nel caso in cui il mouse dovesse risultare troppo leggero. L'operazione di sostituire i due inserti risulta molto veloce in quanto sono dotati di inserti magnetici come abbiamo visto prima. Facciamo adesso una veloce prova. Prendiamo l'inserto relativo alla parte destra, eccolo qui, e con un piccolo scatto ed aggancio risulta dunque una nuova forma e quindi in questo caso potrà essere utilizzabile da coloro che hanno da coloro che sono mancini, scusate. La presa generale, diciamo, del RIP JAWS MX780 è palm grip, però potremmo, a seconda della grandezza della nostra mano, riutilizzarla anche con una particolare presa claw grip o finger tip.
A nostro avviso rimane comunque abbastanza ideale sempre la Palma Grip. Nella parte inferiore troviamo un design uniforme, seppur dalle linee sempre squadrate. Quasi al centro troviamo il sensore, che è un Avago 9800 con DPI impostabili fino a 8200, in vari step che potremo settare tramite il software di gestione che dovremo scaricare dal sito, quattro piccole MOSFET, e dal centro questa sorta di molla supporto in metallo che ci permetterà, tramite questa chiave che abbiamo visto precedentemente nel bundle, di aumentare, cioè di alzare o abbassare il dorso. Vediamo se riuscite a vedere. Sembra di sì. Ok, quindi in questo caso stiamo alzando al massimo la parte posteriore del mouse per avere una migliore ergonomia sullo stesso. Ovviamente ci basterà fare il procedimento inverso, e quindi, come possiamo vedere, stiamo riabbassando il supporto posteriore. Funzione, idea alquanto pratica ed ingegnosa da parte di G-Skill per questo mouse, che sicuramente farà felici abbastanza le persone che cercano sempre una buona ergonomia nei mouse. Nella parte frontale troviamo sempre un design molto spigoloso ed aggressivo. Il cavo è rivestito in treccia di tessuto e il connettore USB è placcato in oro. Con questo è tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.extremehardware.com con tutte le informazioni, ulteriori immagini e le nostre impressioni di utilizzo. Con questo è tutto, un saluto da tutto lo staff.